Siamo giunti alla quarta, sulla distanza del miglio, solo femmine di 3 anni, Bambo Lux, Bella di Venere, Bertuccia Jet, Bijou di BL, Benedetta FS, Belva Jet e Barbie Wind. Sono legati dal rapporto di scuderia Bertuccia e la Belva, le due Jet, netta favorita la Barbie Wind con Roberto Vecchione. Arretrato Barbie Wind, imitata da Benedetta Belva, via la macchina. Bijou di BL, ottima la sua partenza, vola al comando senza problemi, mentre rientra Barbie Wind che punterà in avanti. Le cavalle sono al completamento del lancio nell'ordine del 13-1, ma viene prima la Bertuccia e la Bertuccia si presenta a chiedere strada a Bijou di BL. E la Jet di Gaetano Di Nardo impegna a fondo la lide e dopo un 28-4 i 400 passa al comando. Rimane nasino al vento la Barbie Wind, l'andatura è sollecita, si completano i 600 in 42-6 da 1-11 spaccato e la Pine Chip affittata a Di Nardo al comando. Si va al completamento del mezzo miglio iniziale in 58,5, 15,9 di frazione. Risale gradatamente la Barbie Wind che cerca di andare sulle prime. La cosa avviene al chilometro in 1,13,6. Insiste la Barbie Wind, impegna la Bertuccia, le due quasi apparigliate. Curva finale, riparte leggermente la Bertuccia, 14-1-97,7 3/4 di miglio, scappa via Di Nardo, Barbie Wind non riesce ad agganciare, vuole spiazio la Bijou, retta, ma la Bertuccia per il momento fa buona guardia, Bertuccia allunga, se ne va, va in carburation Bambo Lux e l'allievo di Vincenzo D'Alessandro viene via al largo alla grande, mentre Bertuccia vince Bambo Lux che fa un arrivo veramente fuori dalla norma, è ottima seconda, 1.58.1 1.13.8 e come cresce questa Marajà del team D'Alessandro, e come cresce e che speed finale, ma facciamo le lode alla vincitrice Gaetano Di Nardo, si rifà la bocca, riempie metà del bicchiere, prima è andata male con netto favorito e ora con la Bertuccia da un capo all'altro mette a tacere chiunque, arriva bomba Bambo Lux, eh? Linea allo studio.